Camera 2 partito. Azione! La Libera Università del Cinema nasce nell'83. È una scuola dove la teoria è affrontata attraverso la pratica, per cui è un set perenne. Infatti i nostri allievi fin dai primissimi giorni hanno la possibilità con i mezzi di girare. Stop! Scarto! Che cosa stai facendo? Per questo corto sto facendo l'operatrice in modo che se un giorno diventerò regista saprò gestire, ecco, anche gli altri ruoli. Con Cesare Zavattini, Blasetti, Leo Benvenuti, Callisto Cosulic, decidemmo di passare le nostre esperienze ai giovanissimi, dato che i giovani non potevano più fare i volontari, che era la maniera con la quale avevamo imparato tutti noi. Alcuni sono venuti come registi e sono finito col fare gli attori, cioè nell'arco dei 2 anni approfondiscono talmente tanto tutte le materie che possono fare una scelta vera e propria. Smontaggio del lume per appendimento luccichini. Verticale e orizzontale. Tolgo il filtro ora. Sì. Invece prova anche ad andarci di controluce. Grigio, bianco, acqua e cielo. Qui loro cominciano dalla tematica fino a Copia Campione. Affrontano tutti i veri problemi del cinema professionale in un momento in cui si possono anche permettere di sbagliare. È chiaro che ognuno di loro, uscendo da qua con quello che ha girato, e ha girato uno sicuramente come regista, ma ne ha girati 10, 15 negli altri ruoli, dimostra a chiunque quello che sa fare. Questa scuola sono nati dei grossi talenti, uno dei quali Emanuele Crialese, che nel 2003 con il film Respiro ha vinto il premio della critica a Cannes e nel 2006 con Nuovo Mondo ha preso il Leone d'Argento a Venezia, Bogdan Dreyer che è al suo 5° film professionale. La cosa bella è che bene o male tutti quelli che sono usciti da qua lavorano. Pronti. I ragazzi sono stupendi. O noi passiamo in questa scena dal primo piano di lei che si risveglia perché lui passa e allora lui può proprio entrare e poi sono ancora molto immediati e quindi osano tirar fuori le loro idee. Cercare qualcuno. Dopodiché fai finta che c'è il rumore della porta e ti alzi e vai di là.
Allora, i corti vengono proiettati al mondo dello spettacolo in una proiezione importante annuale alla Casa del Cinema. Poi vengono mandati nei vari festival, alcuni vengono mandati dalla scuola perché sono festival che accettano le scuole, altri invece vengono mandati individualmente dagli allievi nei festival sia nazionali che internazionali. Sono un po' emozionata, devo essere sincera, perché è una bella responsabilità, insomma, di solito ero io che facevo la scuola al massimo, non è che non è buffo che essere chiamata dei ragazzi che hanno la tua età o addirittura alcuni più piccoli di te per partecipare a un loro progetto, di un saggio di scuola, insomma, è un effetto strano, bello, pieno di responsabilità. Rivestire alla fine? Beh, mi piacerebbe diventare un regista, però ovviamente non è facile, la strada è lunga. Oggi come oggi il mondo del cinema tende a valorizzare i giovani, quindi hanno il vantaggio di questo, cioè ai tempi nostri un giovane regista ce l'aveva 45 anni, oggi un giovane regista ce l'aveva pure 20.